cominciò come una leggenda, una delle più grandi. Ah, finalmente sa per cominciare. Una delle più antiche. Ti stavo dicendo che ieri ho letto su Facebook che i Transformers ci stavano già all'epoca dei Templari. Ma che stai dicendo? Ma sarà la classica trovata pubblicitaria, no? Che non lo sai che nella storia dell'uomo ci sono lati oscuri che potrebbero riservarci delle sorprese? Sì, vabbè, adesso mi direi pure che sono sempre esistite tecnologie moderne, avanzatissime, no? In tempi remoti, mai ancora scoperte. Certo. Ma certo che? Lo sanno tutti. Ma tutti chi... Scusa, Lei che ne pensa? Ah, la ringrazio per la domanda. Prego. Deve sapere che la storia talvolta ci propone dei fatti o degli oggetti che vengono considerati fuori dal tempo perché non sarebbero dovuti esistere quando la storia ce lo racconta. Per esempio, i Templari hanno inventato qualcosa di economico che sembra molto attuale, invece ha secoli. Oppure Re Artù con la sua grande spada, Excalibur, pensate, potrebbe avere delle origini italiane. E poi c'è una piramide sommersa al largo del Mar del Giappone. Chi l'ha fatta? E poi i Vimana vengono raffigurati su dei muri come delle navi volanti. Si trovano nell'attuale India. Insomma, molto spesso la realtà è molto più interessante e stupefacente della fantasia. T'avevo detto io. Ma che? Ma che è Giacopo? La teniamo nascosta da 1000 e più anni. Ora, per salvare il futuro, dobbiamo rivelare il passato. Lì oggi ci dobbiamo superare. Due mondi si scontrano. Ne sopravviverà uno. Transformers, l'ultimo cavaliere.